comincia adesso l'indagine di Simona Mannelli, da Signa, provincia di Firenze, agente di viaggio e fresca sposa. Da quanto? Da quanto? 24 settembre. Si solleva il sipario. Ci sono tutte le identità. Vediamo un po' che cosa ci aspetta. Dovremo saper riconoscere chi progetta sistemi di illuminazione, chi presenta feste di piazza. C'è anche un giudice federale di danze standard e chi fa diete personalizzate. Ma abbiamo anche chi noleggia DVD. Oh, una finalista italiana Miss Mondo! C'è poi un cardiochirurgo e chi mette le corna. Ma che cosa sta succedendo in questo commissariato? Oh, se serve. La signora sbarra. Potremmo immaginarla che progetta sistemi di illuminazione. Potrebbe essere, era una delle idee che mi erano venute. Teniamola. Ce la vede su un palco a presentare una festa di piazza? No. Finalista italiana Miss Mondo? L'avrei già individuata. L'ha già individuata. Cardiochirurgo? Non direi. Molto brava Simona. Gran bella partenza. Tenga duro perché arriva l'identità numero 2. Buonasera. Buonasera e benvenuta. Lei si chiama? Mi chiamo Tania Bambaci e vengo da Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina. Bambaci, eh? Bambaci. Bambaci. La giovane signora Bambaci. Dico che è una finalista italiana a Miss Mondo e confermo. Un'identità che vale 3.000 euro. Quindi siamo a 143.000 euro. Proprio per questa cifra, per 143.000 euro. Signora Bambaci, Tania Bambaci, da Barcellona, Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. È davvero lei che ha fatto la finale, è stata finalista italiana a Miss Mondo? Straordinaria bellezza, complimenti. Come è andata? Sono arrivata ottava, sono stata molto fortunata. Beh, molto fortunata, ma lei è molto bella, quindi grazie. Merita questa soddisfazione. E mi dicono che è il risultato migliore delle ragazze italiane nella storia di Miss Mondo. Chissà, è un dato che è arrivato così al volo, ma sì, magari è vero, quindi complimenti. Grazie. Cosa grazie farà mille. Adesso? Adesso vedremo, ho tanti sogni nel cassetto, speriamo di realizzarli. Lo apra, ce l'ha la chiave? Sì, sì. Grazie. Arrivederci. Grazie. Arrivederci.